Rieccola. Allora, sto giro io ci vado a mostrare degli anelli che io ho chiamato Margherita perché mi sembravano delle margherite. Portate pazienza. Sbadiglio tutto un continuo, ma non fa niente, non fateci caso. E niente, allora, per fare questi anelli ho usato delle Super Duo, delle Delica, delle 15-0 e delle... Non sono queste, ho già messe via. Non sono le Rizzo, non mi ricordo come si chiamano. Comunque, delle Super Duo con un buco solo. Invece che con due, non mi viene il nome, abbiate pazienza, non mi odiate. Dei rivoli da 16. Delle basi per anello con filigrana. È buona. E partiamo. Allora. Il primo che ho fatto è questo qua. Vedete? Un piccolino. Prende tutta mano. Però mi piacevano. Avevo queste basi per anello lì e volevo sfruttarle. E come vedete questo è giallo. Rivoli. Giallo. Dentro giallo e rosso. Fuori rosso. Dietro è fatto così. È un pezzo unico. Non riesco più a trovare queste filigrane, mi piacevano un sacco e le ho trovate su AliExpress e mo non le trovo più. Mannaggia la pupazza. Comunque è così. Poi l'ho fatto in arancione. Qua ho usato all'interno anche il Rivoli arancione, dell'arancione molto forte accostato all'interno del color ambra. Mentre poi ho usato dell'arancione metallizzato e dell'arancione normale per fare i petali. Beh, inutile che vi faccio vedere il retro sono tutti uguali. Così. Poi ne ho fatto uno in verde. E qua abbiamo, a parte queste qua che sono trasparenti, e queste qua che sono effetto pearlescente, comunque in verde dietro sempre uguale così. Poi lo so che mi esprimo di cacca, ma voi non ci fate caso. L'ho fatto in verde Tiffany, verde acqua, chiamatelo come volete, ed è fatto così. Poi l'abbiamo fatto in blu. Perché mi rimane fiappo questo? Ah, l'ho schiacciato io. Scema. Si rovini tu le cose poi. Questo qua in blu. Però questo all'interno invece di aver messo il rivoli blu, l'ho messo nero. Nero e blu. Dovrei regalarlo a mio fratello. Molto inter. Però. No, quelle Super Duo che ci sono là sono quelle con tutte quelle sfumature che a me non viene mai il nome. Quindi. Poi, visto che mi hanno detto che quest'anno va di moda il grigio, adesso io sono vestita di grigio che per stare per casa me ne frego. Però ne ho fatto anche uno in grigio. Anche se a me il grigio fa cacare, ve lo dico con tutto il cuore. Ho fatto così. E poi ne ho fatto uno in nero, solo che all'interno ci ho messo rivoli così, tutto bello arcobaleno. Siccome il nero di per sé era molto poco impegnativo, all'interno vedete così. E niente, questo era l'ultimo anellino che ho fatto. Per adesso non ho più, si sono partita con gli anelli quadrati e poi non lo so perché poi mi sono messa a fare gli scatolini. Anzi, vi dovrò girare anche quel video. Poi non me lo girerò oggi. Ciao!